Ciriaco, una nuova puntata di Incontro con, nuovamente una alpina a farci compagnia, una compositrice oltre che musicista che oggi conosciamo appunto per la sua ultima creazione che riguarda proprio come dire, la memoria dell'evento sismico che nel novembre del 1980 cambiò per sempre, come dire, l'aspetto, i destini e le storie, della provincia di Avellino dell'Irpinia. Lei è Giusi Famiglietti, solofrana di nascita, ma avellinese d'adozione, e a cui vediamo immediatamente di questa composizione. Una composizione che ha un andamento, diciamo, articolato per proprio dei veri e propri quadri, vero Giusy? Sì, grazie Antonella innanzitutto per avermi dato questa possibilità di poter parlare del mio lavoro. E diciamo che erano anni che volevo scrivere questo brano e quale occasione migliore che farlo proprio in occasione del 40° anniversario. E per me è stato anche il lavoro finale, quindi tesi finale per il compimento del corso di composizione che ho seguito presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino. E il lavoro ha diversi spunti autobiografici. È stata un'occasione di rivisitazione dei miei ricordi, momento di memoria e anche un forte momento di identità con il territorio. È anche un modo per esorcizzare le mie ansie, le mie paure per un evento che aveva segnato me profondamente, ma un'intera comunità irpina. E il germe compositivo del lavoro nasce nell'ambito del lockdown di marzo, quindi mentalmente, è maturato mentalmente in quel periodo, quando io effettuavo appunto dei parallelismi, dei confronti con quel periodo vissuto del terremoto, dove si svilupparono, nonostante l'evento fosse stato catastrofico, si svilupparono dei forti sentimenti di socializzazione, di solidarietà tra le persone. Infatti ricordiamoci che in quell'occasione si ebbe anche l'ampliamento del Dipartimento della Protezione Civile, che già era nato nell'ambito in seguito al terremoto del Friuli. E, contrariamente quindi a quello che stava avvenendo nel periodo del lockdown di marzo, quando le persone appunto erano portate a sviluppare dei sentimenti invece di estraniamento, di isolamento, appunto per la paura di infettarsi. E Certo. quindi il mio lavoro ha il titolo appunto 1980-2020 in tempo di Covid, ecco, proprio perché è maturato mentalmente in questo periodo, ed è una composizione originale per orchestra sinfonica e cantanti solisti. Come dicevi tu, appunto, è strutturato in cinque quadri un po' sé stanti, no? L'ultimo è un po' collegato con il primo, e sono appunto frutto dei miei ricordi di dodicenne, quindi il tutto è una rievocazione di quella domenica mattina del terremoto. Il primo quadro, praticamente abbiamo quadri denominati le campane, la partita, la scossa, il turbamento e la ricostruzione. E quindi il brano si apre appunto con le campane, e le campane sono quelle della chiesa di San Domenico, che era la chiesa era antistante la casa paterna dove io appunto vivevo da piccola a Solofra, e la cui facciata appunto crollò con il terremoto. E poi ci sono, diciamo, anche rappresentato anche il chiacchiericcio delle persone che camminano per strada, perché se ricordate bene, quella famosa domenica faceva molto caldo, per cui la gente si era tutta riversata per strada. E questo, diciamo, è stata anche una cosa, perché ha risparmiato anche molti morti, ecco, questa è la verità. Esatto. E in quel momento. Dopo la chiesa, no? Dopo questa immagine così anche un po', se vogliamo, leopardiana, in un certo senso, praticamente c'è la parte, l'altro connotato proprio di quella giornata che fu la partita La e partita, sì, perché tifosa dei lupi, no? sì, infatti, se ricordate, l'Avellino era in Serie A in quel periodo, quindi io da piccola avevo l'abbonamento alla tribuna Montevergine dello Stadio Partenio, e quando l'Avellino scendeva in campo a quei tempi, scendeva proprio al suono dell'inno Yellow Submarine dei Beatles. Per questo io ne ho effettuato una citazione proprio nell'ambito di questo quadro della composizione. E poi ricordate, tutti quanti ricorderanno che l'Avellino riportò una schiacciante vittoria
4-2. Io quel giorno non potete andare alla partita, però ricordo che seguì il 90° minuto e praticamente non solo quel giorno, ma comunque in generale si seguiva sempre il 90° minuto, per cui c'è anche la citazione del jingle della trasmissione televisiva. Poi c'è anche un omaggio a Charlie Ives, che è un noto compositore musicista americano che si pone tra tradizione e innovazione. È famosissimo il suo Central Park, per questo l'ho un po' citato nel brano, anche perché io mi trovo un poco tra, personalmente, come tipo di scrittura musicale, mi sento un po' come Alice, un po' tra tradizione ed innovazione, avendo una formazione molto classica di conservatorio, insomma, quindi mi sento anch'io un po' a metà tra tradizione e innovazione. Poi si entra proprio nel brano, si arriva al momento clou. Cruciale. Al momento cruciale. Quello che ti volevo chiederti è come hai trasferito quell'attimo lunghissimo, quelle onde che abbiamo visto tante volte nelle immagini dei sismografi, come li hai trasferiti in musica? Allora, innanzitutto il quadro viene diviso prima in due sezioni, cioè la sezione prima è quella, perché chi l'ascolta magari non sente subito la scossa, però avverte una prima parte dove è quella dell'ipocentro, che dove appunto dove si verifica la rottura sotterranea, no? Quindi c'è questo movimento di fagli e quindi io ho utilizzato dei suoni inizialmente gravi che poi si portano verso l'acuto, appunto per dare il senso della rottura delle faglie, quindi da quelle più basse fino a quelle in superficie, no? Quindi ci riportiamo quindi dall'ipocentro verso l'epicentro. In realtà questo movimento in realtà è dato soprattutto dalle percussioni che eseguono quello appunto a cui ti riferisci tu, quello proprio del minuto e 34. Innanzitutto tutto non c'è una forma, ecco, rispetto agli altri brani, agli altri quadri del brano, in realtà non vi è una forma, perché il terremoto di per sé non ha una forma, non può avere una forma in quanto tutto è lasciato al caso. C'è una certa poliritmia, questo è importante, tra i vari strumenti, in particolare le percussioni, gran cassa, altri strumenti a percussione, insomma, che danno questo senso appunto di movimento, di rumore. Ecco, io quello che dovevo realizzare era il rumore, quindi gli strumenti si muovono un poco così, in maniera, anche gli ottoni, insomma, cercano di simulare il caos, ecco, questa è soprattutto con una sorta di poliritmia fra i vari strumenti, e dare poi la sensazione, i glissandi degli archi, dei vari strumenti, dell'arpa, per esempio, danno la sensazione delle cose che cadano e anche dei lamenti. E poi dopo quel momento c'è un altro momento che è quello di, come dire, momento dello sgomento, del terrore, dell'incredulità che appunto segue questo evento catastrofico, questo evento drammatico. Questo è il momento che in pratica viene affidato in particolare ai cantanti, i cantanti che diciamo impersonano un po' le persone nella loro fisicità, a cui poi fanno eco invece gli archi che simulano proprio, rappresentano lo spirito dei defunti, ecco, perché comunque io vivo sempre nell'ottica del ricordo, cioè delle persone che al momento erano presenti, di quelle cioè che sono attualmente presenti, che vivono, il lamento che ancora, purtroppo il dolore è ancora presente, e lo spirito dei defunti, perché ormai già sono anime, insomma, ormai è una cosa già avvenuta. E poi nel finale c'è questo lamento collettivo di cantanti e strumenti che si ritrovano insieme, e c'è appunto questo pianto, questa, nella sua coralità. Okay. E poi il finale è il momento della ricostruzione, e possiamo dire che è un processo che viene reso musicalmente attraverso un fugato che appunto rappresenta il processo appunto costruttivo nelle sue varie fasi, proprio perché avviene in diversi momenti. E poi c'è anche una scaletta data agli archi che appunto rappresenta il momento della crescita, dell'evoluzione.
Possiamo dire che addirittura la ricostruzione parte un po' dalle note del turbamento, segno appunto che la ricostruzione avviene dalle macerie, non può, e quindi, e poi c'è un ritorno anche alla vita normale perché c'è una ripresa della prima parte del primo movimento, dove il tema viene dato non più in modalità ma nella sua tonalità, addirittura in maggiore, e quindi è più festoso, quindi è il segno che c'è appunto un ritorno alla vita normale. Questo più o meno in sintesi, senza troppo dettagli tecnici. È molto interessante ascoltare, come dire, la descrizione di, diciamo, di un brano un po' dall'interno, e trovo sia una cosa molto stimolante. Quello che volevo chiederti è in qualche modo, come dire, che tipo di analogia hai trovato, insomma, con la situazione che stiamo vivendo oggi? E abbiamo obiettivamente avuto un evento esplosivo che poi è stato il virus, ma soprattutto in qualche modo il lockdown, perché, come dire, il virus è arrivato strisciando in un certo senso, in maniera, come dire, subdola, occulta, però poi da un giorno all'altro ci siamo trovati chiusi dentro, no? Con tutto quello che stava succedendo. Però, come dire, non è ancora questa lunghissima scossa, in un certo senso, sta continuando ancora adesso. Quindi tu, come dire, confidi in qualche modo che tutto questo finisca, insomma, come dire, come vivi questa cosa? Che analogie trovi col terremoto? Di analogie in realtà non ne trovo tantissime, nel senso che è proprio diverso già dall'evento come si è verificato, perché lì l'evento è stato immediato, imprevisto, mentre noi qui abbiamo avuto la possibilità di saperlo in anteprima, già c'erano stati dei precedenti in Cina, per cui in un certo qual modo potevamo anche fermarlo in anteprima. Ecco, questo forse è stato il nostro sbaglio, e sicuramente diciamo che per chi non ha vissuto il periodo del terremoto con delle conseguenze drammatiche come perdite di familiari, di persone, insomma, conosciute, lo ha vissuto anche in una maniera, possiamo dire, tra virgolette, positiva, perché, ripeto, c'è stato un momento di socializzazione che si è andato. Io, per esempio, personalmente ho vissuto quel periodo alla mia seconda casa al mare, e lì è stato un momento di ritrovo con tanti amici napoletani, penso questo per molte persone che avevano una doppia casa, una seconda casa, perché la mia inizialmente appunto era stata dichiarata inagibile, un momento di ritrovo, di confronto, di ritrovarsi, sembrava quasi un eterno Natale quei mesi, no? Di stare insieme, di giocare tutti insieme, cosa che invece adesso con questo non si verifica, e poi è un periodo molto più prolungato. Diversamente, per chi invece ha avuto delle perdite gravi, è sicuramente un qualcosa che non è mai finito, penso, è qualcosa che si porta dentro, è un trauma che rimane sempre. Probabilmente la pandemia può essere altrettanto se si sono avute delle perdite gravi, come mi sta capitando appunto diversi amici che stanno perdendo i cari e non possono stare vicino, quindi penso che potrebbe essere allo stesso modo, cioè simile il paragone, se si sono avute delle perdite. Altrimenti no, altrimenti comunque lo si vive come un momento brutto questo, perché ci isola, ci impedisce di avere contatti umani. Mi stava venendo in mente.